Turno prepasquale senza derby per il campionato di Serie D. L'Avezzano al De Marzi ospita il Campobasso con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il terzo posto e blindare l'accesso ai play-off. Out Fanti, tra i pali toccherà di nuovo a Lombardi. Ancora Tariuk al posto dell'infortunato Sbardella, mentre Kras e Bisegna si contendono la maglia dello squalificato Bianciardi. Di contro un Campobasso in calo, contestato dal suo pubblico e privo del gioiellino Kargbo. Squalificato il tecnico marsicano Giampaolo, che presenta così la gara. È una squadra che può sembrare che potesse avere delle difficoltà, invece non lo è. È una squadra da tenere in grande considerazione. Poi sapete benissimo che in queste ultime 6 partite, tra il problema di andare nei play-off e squadre che devono salvarsi nei play-out, tutto può succedere. Però noi siamo pronti perché la squadra ha consapevolezza dei propri mezzi, ha fiducia dei propri mezzi, l'autostima è elevata e sono convinto che i ragazzi, come sempre hanno fatto, onoreranno la maglia e le prestazioni fino alla fine. Dopo la disfatta di Agnone, la Vastese si lecca le ferite, consapevole di essere ancora in corsa per i play-off con un quarto posto da difendere a cominciare da domani, quando all'Aragona arriverà il Fabriano Cerreto, penultimo in classifica, che sarà senza Conti e Peronullo. Il tecnico di casa con la vittoria trova da meglio, da valutare le condizioni di Iarocci e del bomber Leonetti, che comunque dovrebbero farcela. Dopo l'interruzione del silenzio stampa, le parole del capitano Nicola Fiore al sito vasport.it. C'è un periodo così negativo, è difficile trovare un'unica spiegazione, un'unica ragione. Sicuramente abbiamo perso entusiasmo, che ci aveva contraddistinto nel girone d'andata, dove appunto una squadra giovane, trascinata dal pubblico, riusciva a esprimersi meglio. In questo momento, dopo questo ritorno nel quale abbiamo fatto diverse sconfitte, abbiamo perso un po' di quell'entusiasmo, di quella brillantezza, e quindi non riusciamo più a esprimerci come abbiamo fatto all'andata. È pur vero che il girone di ritorno è sempre un altro campionato. Chiaro che con un girone d'andata del genere io, ma nessuno, si sarebbe aspettato un ritorno così, e quindi di questo siamo molto rammaricati. Però è pur vero che dipende ancora da noi, perché siamo quarti, quindi il cammino è ancora nelle nostre mani. È chiaro che la partita di giovedì è come una finale, non possiamo sbagliarla sotto il profilo dell'atteggiamento. La buona prova con l'Avezzano fa ben sperare per il finale di campionato dell'Aquila, le cui ambizioni playoff andranno ad essere testate nel difficile match del Tubaldi in casa della Recanatese. Match tra due compagini in buona salute, con lo spauracchio Pera da contenere per Battistini e i suoi giocatori. Trasferta sul campo della capolista Matelica per il Francavilla, che proverà a far leva sul rendimento esterno e sul rientro in attacco di Momo Fofanà dopo la lunga squalifica. Restano tante le assenze in difesa. Fiore giocherà nel trio di reparto, Molenda in fascia, mancherà per squalifica Di Cecco. Turno casalingo per il Pineto contro un Agnonese in ottime condizioni e lanciata verso la salvezza. Amaolo dovrebbe riproporre la stessa squadra di Francavilla, con l'eccezione del rientro di Fiumara al posto di Di Sante. Fondamentale sfida salvezza per il San Nicolò, che se la vedrà a grotta mare col Monticelli. Segno X proibito, non serve a nessuno. Il tecnico Montani dovrà fare i conti con le defezioni dell'infortunato Mozzoni e dello squalificato Cala. Trasferta per i nerostellati sul campo della Jesina. Le ultime trasferte dei pratolani fanno ben sperare, anche se il campionato è e resta compromesso.